Parliamo di Monsignor Viganò, c'è una voce che gira che sarebbe scismato, cosa significa esattamente? Questa in realtà è una cosa che è uscita su Il Giornale e sulla testata cattolica, la Nuova Bussola Quotidiana. Monsignor Viganò non ha smentito, non ha assolutamente smentito il fatto di essersi fatto riconsacrare vescovo dallo scismatico Monsignor Williamson, che è stato un vescovo che è stato cacciato perfino dalla Fraternità San Pio X, che già è una realtà borderline all'interno della Chiesa Cattolica. Vengono considerati scismatici, tra cui anche la Bussola Quotidiana dice che la Fraternità San Pio X sono scismatici. Questo è stato scismato dagli scismatici e quindi è proprio alle estreme propagini, nell'anello esterno per così dire, e quindi se Monsignor Viganò si è fatto riconsacrare vescovo da questo Williamson, si è scismato lui stesso. E adesso li voglio vedere questi tradizionalisti che fino adesso hanno preso ordini da Monsignor Viganò, tanto che mi fanno la guerra, mi impediscono di parlare sui loro canali, che pure dovrebbero ospitare tutte le posizioni, invece non ospitano quella di Cionci, ma tutte quelle che legittimano Bergoglio. Adesso voglio vederli che vanno dietro al vescovo scismatico Viganò. Ripeto, lui non ha smentito e questa è una cosa gravissima, perché qui non si sta chiedendo un fatto personale, privato, ma lei mangia carne o è vegetariano? Qui si sta chiedendo, lei è ancora dentro la Chiesa Cattolica oppure si è scismato? E Monsignor Viganò ha accampato come giustificazione il fatto che no, è una questione di sicurezza, non posso dirlo perché siamo perseguitati, eccetera. Un fatto di una gravità estrema. Tra l'altro, se non fosse vero che lui si è fatto riconsacrare da Williamson, bastava dirlo, no, guardate, è tutta una bufala, e si risolveva la questione. Quindi il fatto che accampi queste giustificazioni parla chiaro. Andrea Cionci parla con noi, autore di Codice Ratzinger, un'inchiesta che sta sbarcando anche negli Stati Uniti. E in breve, Andrea, raccontaci che succederà. Sì, volevo concludere un attimo una cosa prima su Monsignor Viganò. Sì. Io per anni l'ho informato della questione della sede impedita di Papa Benedetto, lui la censura e la ostracizza in ogni modo, quindi pur dicendo delle cose molto giuste su Bergoglio, che sono assolutamente condivisibili, poi però combatte l'unico modo che consente di rimuoverlo, e questo è gravissimo e parla chiaro della sua strategia. E riguardo agli Stati Uniti c'è stato un certo momento di attrito con Lifesite News Channel, che è un canale canadese cattolico, diffuso anche negli Stati Uniti, molto importante, che mi aveva fatto un'intervista, per me è andato come ambasciatore il professor Eric Walters da John Cabot University, e questa intervista è rimasta censurata per 2 mesi. Fin quando io, diciamo, ho protestato vibratamente anche in modo pubblico, e magicamente dopo una settimana questa intervista è andata in onda. Ecco, io temo purtroppo che negli Stati Uniti l'influenza di questi ambienti tradizionalisti, che hanno l'interesse a mantenere lo status quo, e nonostante siano stati informati a fondo, come il vescovo Strickland, che è stato rimosso dalla diocesi da Bergoglio, da me è stato più volte ripetutamente informato della questione della sede impedita, ma lui proprio da quell'orecchio non ci vuole sentire. Purtroppo il mondo tradizionalista americano è assolutamente tetragono verso l'ovvia questione della sede impedita e dell'antipapato di Bergoglio, e presumibilmente, ritengo io, per proteggere degli interessi importanti.